Speriamo che se dopo che io sono morta, lei ha memorizzato quello che abbiamo fatto prima. Ciao, Leipzig, Lagans Graf, Lagans Upi, Papi Mausi. Tocca. Ya! Bravissimo, eh? Tocca. Ya! Super! Proviamo a cambiare direzione. Tocca. Nine. Yeah, super. Tocca. Nine. Tocca. Yeah, super. Questo perché cambiamo direzione? Perché se lo facciamo sempre dallo stesso lato, il cane è convinto che tocca significhi arrivare da questa parte e andare a toccare un oggetto. Yeah. Bravissimo! Tocca! Vieni! Ya! Super! Bravissima! Ganz brav, Jakob! Supi! Tocca! Ya! Brava! Supi, supi! Komm! Tocca! Ya! Nein! Ya! Brava! Mancava la zampa! Ok, siamo pronti! Komm! Proviamo a vedere se riesco ad allontanargliela un po'. Sì, bravissimo. Ok. Quindi, tocca. Quindi, tocca. Yeah! Zuppi! Bravissimo. Quindi, tocca. Yeah! Zuppi, papi! Tocca. Nine. Tocca. Nine. Tocca. Ya! Yeah. E andiamo per tentativi, fin tanto che il cane non propone la richiesta, anche perché fino adesso l'ha fatta, di conseguenza è sufficiente che pensi un attimino e quindi che noi gli si dia il tempo di pensare. Se sbaglia, gli si dice semplicemente di no, è un rinforzo, come il sì è un rinforzo, il no vuol dire solo hai sbagliato, riprova. Come, come qui, ya, yeah. Supi papi, tocca, nine, yeah. Bo, tocca, nine, tocca. Tocca. Nine. Nine. Retaggio degli oggetti da pista. Come. Tocca. Yeah! Super! Tassi super, piquini. Laghi, back. Ok. Tocca. Nine. Nine, quini. Ok, e back. Yeah. E back. Tocca. Proviamo a muoverglielo un attimo. Tocca. Nine. Yeah. Super. Bravissima, eh. Yeah, food. Tocca. Yeah, ganz brav. Supi, ciao. Jaquin. Jaquin. Japak. Yeah, super.